I just want the money and the bitches. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi porto questo nuovo trucco su come fare appunto RP infiniti in GTA Online. Prima di iniziare con il video, come sempre vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto nelle descrizioni, e soprattutto per fare questo trucco vi servirà il centro operativo mobile. Quindi se non ce l'avete, passate per i canali Telegram dove troverete un sacco di gente dove si scambiano i Bogdan e magari troverete qualche anima pia che ve ne regalerà uno. Ora cominciamo con il video, salite sul vostro centro operativo mobile e dirigetevi in questo preciso punto. Ora ragazzi dovrete raggiungere questo preciso punto sulla mappa, poco più, poco meno, cioè non cambia niente, l'importante è che vi troviate fuori la recinzione della base militare di Forte Zancudo. Una volta che sarete arrivati, quello che dovrete fare è scendere dal centro operativo mobile e a quel punto dovrete cominciare a correre attaccati alla recinzione e vedrete che vi usciranno 4 stelline da ricercato. Non appena vi usciranno le 4 stelline da ricercato, quello che dovrete fare è rientrare nel centro operativo mobile, ma dalla parte, diciamo, del retro, quindi da dove si entra con le macchine. Come vedete, quindi ora ho le 4 stelline da ricercato, ragazzi, corriamo verso il centro operativo mobile e saliamo nella parte del retro. Questo trucchetto è molto utile, ragazzi, mo lo vedrete, io entro dentro al centro operativo mobile, mi dirà che sono aumentato di rango, ma vi farò vedere anche che in pochissimo tempo salirò di una tacca intera. Una volta nel centro operativo mobile, ragazzi, le stelline da ricercato saranno andate via, quindi usciamo dal centro operativo mobile nuovamente e dirigiamoci verso la recinzione e cominciamo a correre come prima. Comunque ragazzi, il punto preciso dove escono le 4 stelline più o meno è questo qui, diciamo dove c'è questa curvetta, qui escono quasi immediatamente le stelline. Ora torniamo nel centro operativo mobile. Come vedrete poi aumenteranno anche gli RP e non appena sarò nel centro operativo mobile e la polizia non ce l'avrà più, esco e vi faccio vedere che spostiamo il camion e lo mettiamo lì vicino proprio per fare prima. Ora ragazzi, parcheggiamo un po' più avanti, come vi ho detto, vicino alla curva, cominciamo a correre nuovamente verso la recinzione e come vedrete ecco qua le stelline da ricercato. Torniamo nel centro operativo mobile, gli RP saliranno nuovamente. È un trucchetto facile e molto veloce, quindi se non avete il centro operativo mobile, come ho già detto, passate per i canali Telegram che troverete nelle descrizioni, troverete sicuramente qualche anima pia che vi farà fare qualche Bogdan per comprarlo. Bene ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale, passate per i canali del Team Glitch sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Bella per tutti!